Ben ritrovati di nuovo su Review. Oggi vado a recensire un prodotto ideale per le vacanze al mare, ma anche per chi va al lago a nuotare, per chi vuole fare snorkeling. Diciamo che sono delle pinne qualitativamente elevate, non sono le classiche pinne che trovate nei negozietti che vendono palloni e articoli da mare. Sono di una marca nota, Cressy, brand italiano. Sono delle pinne veramente performanti in acqua, perché hanno questa pala, come prende anche il nome rondinella, a forma di rondine, diciamo, che le rende molto dinamiche in acqua. L'ho trovata a un prezzo veramente competitivo di 17 euro scontate, vi lascio il link in descrizione di Amazon, spero che le troviate anche voi scontate. Ovviamente il prezzo varia anche a dipendenza del colore: acquamarina, giallo, questi sono i colori disponibili, mi sembra anche nero. E costano un pochino di più, almeno al momento sui 20 euro. Questi li ho pagati 17 euro scontate. E vi faccio vedere che c'hanno, appunto, arrivano innanzitutto all'interno di questa confezione della Cressy di plastica, quindi potete anche andarla a riporre una volta usate, ma l'importante è riporle, almeno questo è il mio consiglio, all'interno, cioè mettere all'interno della pinna questa specie di formina di plastica. Perché? Perché una volta che si tolgono, se si va a inserire questa formina, non si deformano, quindi una volta che le indossate avete la forma precisa, eccetera. Vi faccio vedere la qualità, veramente una gomma che non dà fastidio, sono anche comode da portare nella valigia per chi volesse, non so, andare al mare prendendo l'aereo. E qua c'è una fessura, come appunto leggerezza sono veramente leggere. Questa plastica qui è tutta in polipropilene, che comunque è un materiale leggero ma come vedete anche reattivo. Abbiamo poi dei bordi che sono comunque rinforzati con la gomma, e qua una cosa anche bella è il tacco e questa parte in gomma grippata che per gli scogli si evita magari di scivolare se uno entra dagli scogli. Che dire, non voglio rendere la recensione troppo lunga. Misure arrivano fino al 47, se non sbaglio, di piede. Sì, non sbaglio. E io l'ho prese una taglia di piede di 42, ho preso 39-40 perché calzano un po' più larghe. Se prendete un 42 magari vi vanno larghe. Le provate, sono perfette, 39-40, e devo dire che poi magari anche se uno indossasse un calzare sarebbero ancora più aderenti di quanto già lo sono, ma veramente non danno fastidio, sono veramente belle. Non vedo l'ora di provarle al mare, link in descrizione del prodotto, e se avete domande non esitate a pormele.